Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema. Con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha vinto il Premio Nazionale Innovazione ICT allo SMAO di Milano nella categoria Open Innovation e Trasformazione Digitale per l'accesso alla cultura grazie a un progetto che prevede l'utilizzo delle tecnologie digitali inteso a migliorare l'esperienza di visita per il pubblico. Il progetto facilita la conoscenza attraverso percorsi personalizzati e dando anche la possibilità, prima e dopo la visita, di usare le didascalie digitali grazie al Wi-Fi e al mobile tagging. Ma parliamo di festival perché Boyhood di Richard Linklater qui in Italia è appena uscito, ma nel resto del mondo sta già raccogliendo consensi. Ai 24esimi Gotham Independent Film Awards, per esempio, è la pellicola con più nomination, ben 4 su 6 categorie totali. Dietro di lui i film con più candidature sono Birdman, Nightcrawler, Under the Skin e Dear White People. I premi verranno consegnati il 1 dicembre a New York. Intanto è stato presentato in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Film di Tokyo Big Hero 6, il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, nato da un fumetto della Marvel. È la storia dell'amicizia fra il giovane Hiro, un teenager che ha perso la sua strada, e Baymax, un robot progettato per prendersi cura delle persone. Il film uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre, anche in 3D. Ma parliamo di nuovi progetti, perché continua a crescere il cast di The Martian, il nuovo film firmato da Ridley Scott. Accanto al protagonista interpretato da Matt Damon, ora arriva anche Chiwetel Ejiofor, che ha sfiorato l'Oscar con 12 anni schiavo. Al momento il cast comprende anche Jessica Chastain, Kristen Wiig, Sean Bean e Jeff Daniels. Prima di salutarci vi lascio con una data: il 26 febbraio 2015 arriverà nei cinema italiani Vizio di forma, il settimo film di Paul Thomas Anderson. Il protagonista è Joaquin Phoenix, ovvero Doc Sportello, un detective privato dalla vita dissoluta che nella Los Angeles di fine anni 60 viene trascinato dalla sua ex ragazza nel rapimento del suo attuale e ricco amante. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Vision Air. A presto e buon cinema a tutti!